GF15. Luigi Favoloso minaccia Alberto, non sai contro chi ti stai mettendo. Luigi contro Alberto al Grande Fratello, ti aspettano fuori. Non sai contro chi ti stai mettendo. L'ennesima minaccia dell'ex della Morink. Le telecamere vengono nuovamente puntate contro Luigi Favoloso, l'ex di Nina Morink che da qualche settimana sta dimostrando di essere un ragazzo diverso da quello che tutti si aspettavano. Nelle ultime settimane, Luigi è riuscito a scagliarsi contro ogni singolo componente della casa del Grande Fratello, mostrando un atteggiamento infantile di fronte alle telecamere e ai rimproveri della direzione e di Barbara D'Urso. L'ex della Morink non sembra aver ancora capito le conseguenze dei suoi gesti, senza capire che tutto quello che accade all'interno della casa del Grande Fratello viene osservato. Uno degli ultimi avvenimenti che sta suscitando maggior scalpore sul web, e non solo, riguarda le ultime accuse che Luigi ha rivolto ad Alberto durante una discussione. Dopo lo scherzo che è stato fatto ad Alberto, i due hanno iniziato a dirsele di santa ragione. Soprattutto Luigi si è lasciato trasportare rivolgendo qualche minaccia di troppo. Ti ho detto di stare zitto, non sai contro chi ti stai mettendo, queste le parole che Luigi Favoloso ha utilizzato. Una nuova minaccia al Grande Fratello. Luigi ha conoscenze pericolose? Dopo lo scherzo finito male, Alberto ha iniziato ad accusare ed offendere Luigi, definendolo un uomo senza tatto e che tratta le ragazze come se fossero degli oggetti. Tu giochi con le donne, non sei un vero uomo, avrebbe detto Alberto a Luigi, ricevendo in totale risposta ripetute minacce. Alberto, non mi fare il re, Luigi inizia a surriscaldarsi un po' troppo e Alberto chiede spiegazioni. Cosa vuoi fare? Prendermi a pugni? Meglio per me, 100.000 euro di debiti in meno, ma la situazione, dopo le parole di Alberto, non è cambiata e Luigi si è lasciato sfuggire delle minacce molto sgradevoli nei confronti dell'altro concorrente. Mi mando con le mani il gesto della pistola, Luigi Favoloso avrebbe rivolto queste minacce ad Alberto. Ti ho già detto di stare zitto. Fuori ti stanno aspettando e non hai la minima idea di chi ti stai mettendo contro. Parole davvero dure che non passano inosservate chi osserva giornalmente ciò che avviene al Grande Fratello. Si vocifera di una squalifica per il concorrente, ma fino a stasera la redazione ha deciso di non divulgare informazioni. Cosa c'è da aspettarsi da questo Grande Fratello? Quali messaggi stanno uscendo fuori? Cosa ne pensa Barbara D'Urso? Attualmente, Barbara D'Urso non ha avuto modo di commentare quanto accaduto, ma vi è la probabilità che la situazione venga discussa proprio durante la diretta di questa sera. Così come durante le serate precedenti in cui Barbara D'Urso ha richiamato, sia singolarmente che in gruppo, i vari concorrenti in merito alle numerose polemiche che hanno scatenato.